Mario. Buonasera signor Mario, mi scusi se la disturbo. Sono io, quello nuovo, quello detto al fieno. Ero venuto per la chiave del tendone, dello sciapito. È stata la Maria a dirmi che lei aveva la chiave, sa, faccio la chiusura questa sera. Come dice? No, sono già stato da Tonino al capo officina e non aveva le chiavi. Ho chiesto anche a Ellerman, quello delle tigre, che lui era senza la chiave. Poi ho incontrato i due giocolieri messicani, quelli molto bassi. I Rodriguez! Qualcosa di buono che ci accoglie e ci alleggerisce. Al circo il pubblico è curioso, la gente ricorda cose sentimentali. Ci sono donne con lo scialle, bambini che si alzano in piedi, qualcuno che rimane triste per tutto lo spettacolo, innamorati con le teste vicinissime, i provinciali, i ricchi, i ministri, tutti lì in cerchio, con gli occhi pieni di curiosità e di sfida rivolta a quelli che li dovranno stupire. I funamboli hanno piedi da uccello
e gambe che si trasformano in molle a spirale. Dormono sulla sponda del letto e sognano di passare sulla corda allettata dall'America all'Europa e dall'Europa all'America. Le trapeziste sembrano magre come fili di ferro, ma hanno tutte le caratteristiche cosce alimentate da pallottole tonde di celluloide. Ci sono donne al circo che non sono artiste per vocazione, ma che sono state lusingate dalla maniera in cui un uomo le avrebbe sollevate. E anche lei, via via che il pubblico ammirava la sua agilità e la sua forza, via via che il pubblico ammirava, si produceva un artificiale cambiamento di sesso. Si produceva un artificiale cambiamento di sesso. Femminili. Le sue moine graziose e femminili prendevano corpo, svanivano sempre di più e prendevano corpo le seduzioni agili e possenti di un maschio. Il tendone è pieno di palpitazioni che fanno paura.